Il parco Bucci ha bisogno di lavori. Lo sa bene il comune di Faenza, che ha analizzato la situazione di un parco invidiato da molte amministrazioni comunali. 600.000 euro sarebbero i fondi necessari per riuscire a realizzare tutti i lavori, sistemare gli stradelli, riqualificare le staccionate, riparare o sostituire i giochi per bambini più logori, restaurare i bagni pubblici, fino anche ad un lavoro di pulizia delle acque dei laghetti. Una somma che al momento non è a disposizione delle casse comunali e per questo motivo la Giunta ha deciso di avviare contatti con privati e aziende per riuscire a far partire quantomeno una parte dei lavori. 2 anni fa, proprio grazie ad un intervento privato, un finanziamento della famiglia Bucci, si riuscì a restaurare l'antica locomotiva, uno dei simboli del parco, con l'aiuto indispensabile del dopolavoro ferroviario che realizzò gratuitamente i lavori. Il parco Bucci sappiamo appunto di essere il parco della città probabilmente più importante e più conosciuto, non solo Faenza ma anche fuori Faenza, per la storia che ha avuto, per come si è sviluppato, per come oggi è utilizzato. Sappiamo appunto che ha bisogno di interventi che riguarderanno gli stradelli, le staccionate, i giochi, i laghetti, quindi gli interventi sono molteplici e su più fronti. È una sorta di, vogliamo anche in questo caso diciamo, portare avanti un progetto sviluppato secondo la logica di collaborazione tra pubblico e privato, in modo analogo a quanto è già stato fatto sul ritotto del Masini, sulla palestra alla Graziola, ma anche l'esempio sul verde pubblico abbiamo avuto, seppure in misura veramente più ridotta, nel parco di San Francesco. Quindi sul parco Bucci abbiamo intenzione di intervenire così, coinvolgendo dei privati, sperando appunto che si comprenda l'importanza del progetto e intervenendo intanto appunto in un primo stralcio che prevede la riqualificazione delle parti più importanti, che sono un po' quelle citate, quindi stradelli, giochi, staccionate, ponticelli, i bagni, e poi un secondo stralcio successivo che prevede invece degli interventi ulteriori a non proiettare così come gli altri, non so, l'installazione delle wifi, altri interventi sulla sostituzione di apparature e così via. Però adesso stiamo concentrando sul primo stralcio. Più o meno una somma necessaria per finanziare tutti i lavori? Ma l'ammontare complessivo, però appunto diciamo calcolato secondo uno studio di fattibilità preliminare, perché ad oggi siamo in questa fase, l'intervento complessivo si aggira intorno ai 600.000 euro IVA inclusa. Il primo stralcio, che è quello che a noi oggi interessa e per il quale stiamo lavorando, è più o meno la metà, quindi parliamo di circa 300.000 euro. La parte più importante, devo dire la verità, è costituita dai giochi e dall'arredo inteso come staccionate, come tavoli banchi, così. Anche qui i contatti devono ancora partire, immagino. Qualcosa è iniziato, sì, ma siamo agli inizi. Federico Lega, per Faenza Web TV.